Ciao ragazze, allora oggi che ho fatto questo trucco ed ho pensato alla serata di Capodanno, quindi una serata in cui diciamo si può eccedere un po' col trucco. Scusate la voce, ma in questi giorni sono stata malissimo, febbre, mal di gola, sembro una cornacchia quando parlo, comunque. E niente, quindi ho fatto questo trucco che avevo postato su Facebook, diciamo l'avevo disegnato qui prima. Sarebbe questo praticamente. E poi così l'ho realizzato. Non so se con queste luci si riesce a vedere, però è un trucco veramente molto molto acceso e mi piace moltissimo questo viola con questi glitter grigi. Vedete? Però visto da vicino, secondo me è molto più luminoso. Qui non si vede molto bene. Scusate se in sottofondo sentite confusione, ma è l'ora di pranzo e c'è il mio pappagallo che impazzisce a quest'ora. Fischia in continuazione. Niente ragazze, per questo trucco l'avevo fatto sia con le labbra nude, e invece per chi vuole essere un po' più eccessiva, molto più anche appariscente, questo rossetto che tende un po' al viola, anche se non so se si riesce a vedere. E niente ragazze, spero che vi piaccia e mi raccomando seguite il tutorial e commentate, lasciatemi dei commenti e niente ragazze, se non siete iscritti al mio canale iscrivetevi e niente, iscrivetevi perché vi sto simpatica, perché vi piacciono i miei trucchi e basta insomma. E niente, adesso ho detto tutto e alla prossima, ciao! Dopo aver applicato la base su tutta la palpebra e la cipria in polvere sotto l'occhio, applico un ombretto in crema grigio sulla palpebra mobile e lo sfumo con le dita. Successivamente applico questo viola dalla palette 96 Matte di Zoeva. E lo applico all'esterno, lo sfumo sulla piega palpebrale, lo porto verso l'interno. Scurisco anche l'angolo interno. E poi vado sempre ad intensificare di più tutta questa parte. Poi alzo un po' la sfumatura, anche sulla palpebra fissa, e porto il colore in fuori. Mi porto sempre il colore in fuori. Con un pennellino più piccolo prendo sempre lo stesso viola e lo applico nella rima inferiore dell'occhio. Sistemo un po' questo angolo. Aggiungo sempre un pochino di colore e porto sempre in fuori. Poi applico quest'altro viola un po' più scuro sul colore che già abbiamo applicato precedentemente ed intensifico di più il colore. Poi applico l'ultimo viola scuro con un pennellino a penna. Poi
lo applico nell'angolo esterno dell'occhio e sopra la piega palpebrale. Porto il colore un po' in fuori e in dentro, lo porto anche sotto. Prendo questo fucsia, lo applico nell'angolo interno dell'occhio. E poi sopra il nostro viola. All'estremità, diciamo, della sfumatura di viola che abbiamo fatto in precedenza, sempre con il pennellino a penna. Poi sfumo. Poi prendo una matita nera, la applico nella rima inferiore dell'occhio, internamente ed esternamente. E nella rima superiore invece soltanto internamente. Poi prendo questo grigio. Lo applico al centro, poi prendo l'eyeliner in gel di MAC e contorno tutto l'occhio. Porto l'eyeliner anche in fuori. E quindi lo applichiamo sia sopra che sotto. Poi prendo un nero matte e lo applico nell'angolo esterno dell'occhio per creare profondità e lo sfumo verso l'esterno e lo porto anche un po' verso l'interno dell'occhio. Verso metà della palpebra. Poi qui ho intensificato ancora di più il colore con il viola e il fucsia e poi ho sfumato. Ho preso un gel per capelli. Se avete il Fix Medium di MAC è meglio. Però se non ce l'avete potete utilizzare quello. Poi prendete un applicatore classico di ombretto, prendete un po' di gel, lo applicate sull'occhio e sempre con lo stesso applicatore mettiamo i glitter. Ho messo la carta per non sotto il viso, diciamo, cioè sotto l'occhio per non sporcare la base. Poi prendo un ombretto beigiolino chiaro. È un bianco, anzi, però molto delicato. Lo applico all'interno e sotto l'arcata sopraccigliare. Poi metto il mascara sia sopra che sotto. Applico le ciglia finte. Tolgo la cipria e con una terra faccio un po' di contouring. Io lo applico sotto gli zigomi, un po' ai laterali della fronte. Poi applico questo blush
qui applico un rossetto nude come prima opzione. Questa è la prima opzione, quindi. Come seconda opzione invece applico una matita color prugna, contorno le labbra e poi le riempio in questo modo. E poi vado a mettere questo bellissimo rossetto nella palette di Zoeva. E questo è il trucco finito. Spero che vi sia piaciuto e alla prossima. Ciao!